Questo è Parrot Rolling Spider, un mini drone della famiglia Parrot, pesa circa 55 grammi e si pilota attraverso applicazione gratuita per iOS e Android tramite dispositivi mobili quali tablet o smartphone. È molto semplice da pilotare, si pilota attraverso la connessione Bluetooth 4.0, quindi basta accendere il Bluetooth sul dispositivo, lanciare l'applicazione e lui automaticamente si associa. Funziona grazie alle ruote sia a terra, quindi gli consentono di camminare su terra, ma anche su camminare su pareti e soffitto. Inoltre c'è la possibilità di rimuovere le ruote e utilizzarlo come un semplice quadricottero. Così guadagna in velocità e ovviamente in più un'autonomia della batteria. Nella parte sulla pancia sono posizionati un sensore ultrasuoni che gli consente di evitare gli ostacoli e una microcamera che serve per scattare delle foto aeree, che verranno poi salvate nella memoria interna e in un secondo momento trasferite sul dispositivo. La durata della batteria, che è una batteria al litio, è di circa 8 minuti, se con utilizzate le ruote si riduce a circa 6 minuti. Allora, come dicevo in precedenza, si può pilotare a terra con le ruote e premendo il tasto take off decolla in autonomia molto semplice. Lasciando i comandi resta stabile in hovering, senza toccare alcun controllo. Con l'accelerometro del telefono si può andare avanti, indietro, a destra, a sinistra. Si può ruotare anche sull'asse. Come vediamo è molto stabile il prodotto. Per farlo atterrare basta schiacciare un tasto molto semplice e lui tranquillamente atterra al suolo molto delicatamente. Questo invece è Parrot Jumping Sumo, il primo mini drone da terra. A differenza di Rolling Spider, questo va solo a terra. E come si evince dal nome, appunto, Jumping Sumo, la sua caratteristica principale è quella di saltare di circa 80 cm in alto e in lungo grazie a questo meccanismo di salto. È molto robusto e resistente. Anche questo funziona con la medesima batteria di Rolling Spider. L'autonomia è di circa 20 minuti in questo caso. Ultimo ma non ultimo, diciamo, ha una fotocamera frontale che serve sia per vedere il live streaming sul dispositivo, quello che vede lui, e inoltre ci consente di scattare foto e registrare video su memoria esterna. Allora, come dicevo prima, la caratteristica principale, come si evince dal nome, è quella di saltare. Salta circa 80 cm all'altezza più o meno media di un tavolo. A terra è con molta stabilità ed è molto robusto, quindi scende senza farsi niente tutte le volte. E un'altra caratteristica, diciamo, è quella di atterrare sempre sulle ruote, dovuta alla forma, diciamo, studiata delle ruote. Un'altra particolarità è la possibilità di utilizzo di alcune animazioni preimpostate presenti nell'applicazione. Molto simpatica la trottola saltata. Si può utilizzare in tre modalità di pilotaggio, che sono normale, kicker e in equilibrio. Prezzo al pubblico di Jumping Sumo 159,90 €, mentre Parrot Rolling Spider 99,90 €.